siamo la nave Andrea Doria proveniente dall'Italia. La Andrea Doria non si appresta e non si appresterà, e la notizia della tragedia di mare che è avvenuta poche ore fa, che è diffusa proprio da pochi minuti dalle gente in cui c'è stata la confusione e la preoccupazione, sono incessanti, sono radunate nel più breve tempo possibile, e noi cerchiamo di avvicinarci a qualcuno delle persone che sono qui e che sono venute qui in attesa senza sapere nulla della tragedia che è avvenuta questa notte. Signora, lei come si chiama? Lucia Vuote. Lei chi aspettava qui? Mio marito. E quando è venuta lei qui? Un'ora, un'ora e mezza. Lei l'ha saputo già a casa, è vero che era venuto? Tutta la notte, mio figlio si sente qui per il e poi è venuta qui subito al qui per cercare di avere notizie, yeah. E che cosa le hanno detto? Che verrà questa sera? Adesso non mi viene stasera, alle 3, circa alle 3, circa alle 2, finito alle 6, non si sa. Una bella bambina in braccio. Signora, lei il suo nome? Alfredina Romeo. Lei chi è venuta a cercare stamattina? Mia sorella, anche io. E quando ha saputo lei che questo era l'anno scorso, però c'è già anche tutto il mondo. Ma quindi lei l'ha saputo qui quando è venuta al mondo? No, prima. Sì, che cosa le hanno detto adesso al mondo? Mi ha detto che grazie a Dio che ci sono stati, che è stato un vero miracolo. E questa bambina? Se c'è mio padre che mi ascolta, vado, sempre tranquilla, sempre netta, è salva, paura di tutti. Nonno, zio, nonno, zio, io vedrò presto bianco in netta, dillo, nonno, nonno, zio, dillo Paola, dillo. Sì, nonno, lei come si chiama per piacere? Giuseppe Nicotra. Lei mi ha detto da che ora è che è qui? Dalle 7 e mezza. Lei non sapeva niente, eh? No. Si è alzato tranquillamente stamattina, è venuto qui solo? Era no, solo lei? Mia moglie e mia nipote. E chi aspettava? Mia cognata. Come si chiama? Maria Pucci. E quando è venuta qui e poi cosa è accaduto? Come le hanno dato la notizia? Ho saputo che c'è stato il disastro della nave e non sapendo cosa è successo. E allora continua a rimanere qui? Dobbiamo aspettare fino a che abbiamo la risposta. Lei come si chiama? Girolamo Italo. E lei chi aspettava? Mia cognata e mio cognato. A che ora è arrivata lei qui? Stamattina alle 8. Alle 8, anche lei non sapeva niente, eh? No. Non ha sentito la radio, non ha visto il giornale? No, poi abbiamo telefonato al porto, qua ci hanno detto che Andrea Doria era stato l'incidente. Poi le notizie sono venute subito però, eh? Sì, sì. Come ve le hanno date? Hanno dato? Per telefono, per... Il personale è venuto giù a informarvi, quindi lei adesso cosa fa? Aspetta qui o che cosa fa? Aspettiamo. Magari fino a questa sera aspettate. Sì, aspettiamo, non sappiamo a che ora. Chi c'è qui con lei? È venuto qui solo? Se mio cognato, aspettiamo. Questa è la famiglia. C'è la fidanzata di mio cognato. E dov'è la fidanzata di suo cognato? Chiama lei. Lena. Aspettava il suo fidanzato? Sì. E adesso a che ora arriverà il suo fidanzato? Dicono alle 6, non sappiamo. E lei cosa fa? Sta qui fino alle 6 aspettando? Sì, si aspetterebbe magari fino a domani mattina, certo. E così come le persone che avete ascoltato, altre decine, centinaia, migliaia di persone sono qui in attesa, le notizie sono ancora confuse, non si sa esattamente a quale ora del pomeriggio della sera le navi di soccorso, la Île de France, tutte le altre navi porteranno i superstiti che sono stati raccolti. Qui vi parliamo dalla Pier 84 alle 9.30 prima passate del mattino, ora di New York, l'ora in cui l'Andrea Doria avrebbe dovuto attraccare al molo e purtroppo non ha potuto farlo per la tragedia occorsa questa notte.
Signora, lei il suo nome? Alfredina Romeo. Lei chi è venuta a cercare stamattina? Mia sorella, anche io. E quando è saputo lei che... Forse non l'hanno nascosto, però. Se già si può fare. Ma quindi lei l'ha saputo qui quando è venuta al mondo? No, prima. Sì. Che cosa le hanno detto adesso al mondo? Mi ha detto che grazie a Dio che ci sono stati, che è stato un vero miracolo. E questa bambina? Se c'è mio babbo che mi ascolta, babbo, sei tranquilla, senza niente, è salva, paura di tutti. Nonno, zio, nonno, zio, io vedrò presto di anche niente, dillo, nonno, nonno, zio, dillo, Paola, dillo. Nonno, lei come si chiama per piacere? Giuseppe Nicotra. Lei mi ha detto da che ora è che è qui? Dalle 7:30. Dalle 7:30, lei non sapeva niente, eh? No. Si è alzato tranquillamente stamattina, è venuto qui solo? Era no, solo lei? Mia moglie e mia nipote. E chi aspettava? Mia cognata. Come si chiama? Maria Pucci. E quando è venuta qui e poi cosa ha saputo? Come le hanno dato la notizia? Ho saputo che c'è stato il disastro della nave e non sapendo cosa è successo. E allora continua a rimanere qui? Dobbiamo aspettare fino a che abbiamo la risposta. Lei come si chiama? Girolamo Italo. E lei chi aspettava? Mia cognata e mio cognato. A che ora è arrivata lei qui? Stamattina alle 8. Alle 8, anche lei non sapeva niente, eh? No. Non ha sentito la radio, non ha visto il giornale? No. Poi abbiamo telefonato al porto, qua ci hanno detto che Andrea Roria era stato l'incidente. Poi le notizie sono venute subito però, eh? Sì, sì. Come ve le hanno date? Hanno dato... Per telefono, per... Il personale è venuto giù a informarvi, quindi lei adesso cosa fa? Aspetta qui o che cosa fa? Aspettiamo. Magari fino a questa sera aspettate. Sì, aspettiamo, non sappiamo a che ora. Chi c'è qui con lei? È venuto qui solo? Se mio cognato, aspettiamo. Questa è la famiglia. La risposta di una di quella. Della fidanzata di mio cognato. E dov'è la fidanzata di suo cognato? Chiama lei. Lena. Aspettava il suo fidanzato? Sì. E adesso a che ora arriverà il suo fidanzato? Sono alle 6, non sappiamo. E lei cosa fa? Sta qui fino alle 6 aspettando? Sì, si aspetterebbe magari fino a domani mattina, certo. E così come le persone che avete ascoltato, altre decine e centinaia, migliaia di persone sono qui in attesa, le notizie sono ancora confuse, non si sa esattamente a quale ora del pomeriggio della sera le navi di soccorso, la Île de France, tutte le altre navi porteranno i superstiti che sono stati raccolti. Qui vi parliamo dalla Pier 84 alle 9:30 prima passate del mattino, ora di New York, l'ora in cui l'Andrea Doria avrebbe dovuto attraccare al molo e purtroppo non ha potuto farlo per la tragedia occorsa questa notte. E questa bambina? Se c'è mio babbo che mi ascolta, babbo, sei tranquilla, senza niente, è salva, paura di tutti, nonno, zio, nonno. Io vedrò presto di anche niente, dillo, nonno, nonno, zio, dillo, Paola, dillo. Sì, nonno, me l'ha detto lei quello che conta. Lei come si chiama per piacere? Giuseppe Nicotra. Lei mi ha detto da che ora è che è qui? Dalle 7:30. Dalle 7:30, lei non sapeva niente, eh? No. Si è alzato tranquillamente stamattina, è venuto qui solo? Era no, solo lei? Mia moglie e mia nipote. E chi aspettava? Mio cognato. Come si chiama? Maria Pucci. E quando è venuta qui e poi cosa ha saputo? Come le hanno dato la notizia? Ho saputo che c'è stato il disastro della nave e non sapendo cosa è successo. E allora continua a rimanere qui? Dobbiamo aspettare fino a che abbiamo la risposta. Lei come si chiama? Girolamo Italo. E lei chi aspettava? Mia cognata e mio cognato. A che ora è arrivata lei qui? Stamattina alle 8. Alle 8, anche lei non sapeva niente, eh? No. Non ha sentito la radio, non ha visto il giornale? No. Poi abbiamo telefonato al porto, qua ci hanno detto che Andrea Roria era stato l'incidente. Poi le notizie sono venute subito però, eh? Sì, sì. Come ve le hanno date? Hanno dato... Per telefono, per... Il personale è venuto giù a informarvi, quindi lei adesso cosa fa? Aspetta qui o che cosa fa? Aspettiamo. Magari fino a questa sera aspettate. Sì, aspettiamo, non sappiamo a che ora. Chi c'è qui con lei? È venuto qui solo? Se mio cognato, aspettiamo. Questa è la famiglia. La risposta di una di quella. Della fidanzata di mio cognato. E dov'è la fidanzata di suo cognato? Chiama lei. Lena. Aspettava il suo fidanzato? Sì.
E adesso a che ora arriverà il suo fidanzato? Sono alle 6, non sappiamo. E lei cosa fa? Sta qui fino alle 6 e aspettando? Yes, si aspetterebbe magari fino a domani mattina, certo. E così come le persone che avete ascoltato e altre decine e centinaia, migliaia di persone sono qui in attesa, le notizie sono ancora confuse, non si sa esattamente a quale ora del pomeriggio della sera le navi di soccorso, la Île de France, tutte le altre navi porteranno i superstiti che sono stati raccolti. Qui vi parliamo dalla Pier 84 alle 9.30 prima passate del mattino, ora di New York, l'ora in cui l'Andrea Doria avrebbe dovuto attraccare al molo e purtroppo non ha potuto farlo per la tragedia occorsa questa notte.